Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa missione con il nostro, come possiamo dire, intortare nel nostro fare il poliziotto buono e cattivo con una poliziotta vera che voleva investigare sulla mafia viola. E da quella missione abbiamo ottenuto quest'arma, il Keyblade di Saints Row. Adesso alla luce potete vederlo come l'ho modificato, nero con i dettagli in oro. È bellissimo, è semplicemente bellissimo come è uscito. Ma, a parte la catena che è dorata lucida, che è stupenda, c'è una cosa che i Keyblade fanno particolarmente quando colpiscono un oggetto. Vediamo se lo fa anche questo. Fa gli effetti! Fa gli effetti quando colpisci. Però lui lo tiene in modo strano, cioè combatte così. È un po' brutto, però lui non è un maestro del Keyblade, giustamente. È normale che non sappia bene impugnare un'arma così potente ancora. Imparerà però un giorno, ne sono sicuro. Basta, anche solo per estetica quest'arma deve rimanere con noi, assolutamente. Guarda com'è. Riesce a portarla una mano, però a combattere deve usarne due. È bravissimo. Madonna mia, gli effettini. Comunque, c'è rimasta una sola missione in mano. La grande rapina del treno. 150.000 dollari. E beh, effettivamente, saprei di certo gestire questa rapina sul treno. Sicuramente. Just got word. Marshall's money train is heading into town. You ready for the great train robbery? Call the Nawali. We'll meet him at the graveyard, pick up the other bikes, and go make some bank. Però Nawali non è stupido, anzi, totalmente è un genio nel combattere, nella rapina, nel tutto sicuramente. Però ha capito subito che, nonostante noi facciamo questa cosa anche perché ci piaccia, non lo facciamo come lo fa lui, sicuramente. Questo è poco ma sicuro. Cioè, lui è sicuramente un criminale esperto da moltissimi più anni di noi e sa sicuramente quello che fa quando lo fa. E si è accorto subito che, nonostante tutto, siamo solo dei ragazzini. Siamo dei ragazzini e se ne è reso conto. Se ne è reso conto. Intanto stavo parlando perché volevo fare un'altra capriola all'indietro. Ed è bello il fatto che un c'è una statua lì. Un personaggio simile, che è stato anche figo il fatto che l'hanno inserito proprio non solo come una gimmick a inizio della serie, ma che è diventato un personaggio principale adesso. È davvero una cosa figa. È davvero una bella cosa. Allora, aspetta un attimo. Bello l'angelo. L'angelo nel cimitero è bello. E quello è un coso monumentale. Ecco qua. Non so quale dei due, però in realtà fosse... Aspetta un secondo. Ah, ok, no. Fosse la fotografia per casa nostra, o se lo erano entrambe. In ogni caso, Nawali, sei qui? Adesso ci dirà che qua ci sono sepolti i suoi parenti, lui gli manca tipo la sorella, queste cose qua. No, strano. Right on time. So, how do you want to do this? Rapiniamo il treno. Drive to the train, figure out where they're keeping the dough, hop aboard and then kill the shit out of anyone who gets between us and our money. Sounds good. Let's go. Va bene. Wait. Before we go? No, okay. Pensavo... Oh, no, I have a couple on me already. Before the whole Saints thing got started, I got depressed and ordered a whole lot of knives. I figure if this is our only run together, you should at least get... Beh, non è male, mi piace. It's beautiful. Thank you. Ero in preda alla depressione. Però io la mia moto l'ho modificata di aspetto. Però mi sa che questa è solo di missione, quindi sarà bianca. Bello che comunque anche la stronzata dei coltelli. Ah, ma sta guidando Nina. Allora, bello il fatto che comunque la cosa dei coltelli non è rimasta solo uno scherzo a inizio gioco e basta. Kev! Real
okay. Losing speed, though. Damn. We need the Nuwali for this. Plan B. Nina, get me on the train, then go help Kevin. Got it. Hold tight. Ecco fatto. Che bello avere le munizioni traccianti, porca di quella miseria. Best arma di sto gioco, però intanto voglio usare il Keyblade. Take this. I could get a performance. How's it going back there? I'm with Kev. Madonna mia, sono il prescelto del Keyblade. Non mi potete... Plan C. We'll be right there. Non mi potete fermare. Later, Gator. I can taste that money. Porca troia, vi devasto. Certo, forse non è il mo... il momento adeguato. Forse non era il momento adeguato. I'll have to hotwire the doors. The thing I used to work for these assholes. We're close. Hang in there. Oh. Ovviamente torretta del Nina, cazzo. Nina, stay back. They got a turret. What is your plan now? Get in close and try to hotwire it? Yeah. Call that plan non D. Non vedo. Ok, è una torretta automatica senza nessuno sopra che spara. Vai, vai, continua a sparare. Ecco fatto. Ma va. Unauthorized entry detected. Screw hotwire and I can take out these control servers. Aspetta. Ecco fatto, che bellezza. System malfunction. Defense turret offline. Dio mio. Turret's down. You can bring in the Nuwali now. Closing in. You better keep moving. Looks like they're up to something a few cars ahead. Cover yourself. How you fuckers like me now? Colpiti affondati. Oh, calmo, calmo. Down for the count. Tra l'altro mi sono portato un po' avanti, me ne mancano solo 5 di doppie uccisioni. Surrender or die. Ma stai buona, cretina. They decouple the train. Nina, I need a lift. I have to drop off the Nuwali and come back for him. Do it. Is that plan E? Technically it's plan B again. This is no time for whiteboards, Eli. I'm here, hop on. Nai. Dove sei? Scusa, sali! Sali! Let's catch that train! Ma ci sono i Panteros! Is that? Oh, shit! Panteros! Take the train! Find the money! Kill anyone in your way! I'm gonna need the Nuwali! Facts! I'll drop you off again! What are you gonna do? I guess... plan E? Il piano E. Think you can steal our heist? Doppia uccisione. Preso. Yes, Big Ben. This train is no match for my trucks. Madonna mia, i Panteros sono troppo resistenti a queste alle armi mischia, veramente. Dai. This score is ours. Ecco fatto. Entra dentro. Colpita affondata. Oh, calmo. Allora. Puttana, che male. Allora, aspetta. Into cover. Damn it! Those helicopters are dropping Panteros like dagnab confetti. Niente, non sono riuscito a prenderli.
Ecco fatto. Ho bisogno di munizioni per il mitra. Ok, non c'è nessuno. Questa missione mi sta piacendo. Dove devo andare? Hello? Ma quello è Sergio. Cioè, pensa se adesso gli sparo e lui muore. Non so cosa devo fare. Non so se si è bloccato qualcosa. Sono io scemo che non so dove devo andare. Allora, o c'è ancora qualcuno in vita e non riesco a trovarlo. Ok, allora. Ho dovuto un attimo riavviare questo punto, perché non stavo più andando avanti. Quindi o si era un attimo buggato, o c'era ancora qualcuno vivo che non riuscivo a vedere. Those helicopters are dropping panteros like dagnab confetti. Jesus, Lord, you help me not do to the boards. Panteros, kill your enemies. The money is now mine. This ore is ours. This is what happens when you fuck with Sergio. We blow up all these fucking trucks. Ecco fatto. Finalmente si era buggato allora. Per qualche motivo si era buggato su questo pezzo qui. A cavolo. Anyone who brings me the head of one of the saints. Two shares. Extra due se mi portate Nina. Oh yeah, you hear that? My head's worth twice the rest of yours. Aspetta. Really wouldn't mind the Nawali about now. Uccisione doppia? Nina! Oh, ma aspetta, è uno specialista questa. Dealing with panteros here too. Aspetta. Aspetta, eccolo, l'ho uccisa. No, non me l'ha contato neanche uno. Ma porca puttana. Aspetta. Let him come. Preso il martellone. I'm ready to boss battle that turd bucket. Ci penso io a Sergio. Ho ancora il martello in mano? Sì. Che poi l'icona di questo martello è totalmente diversa rispetto al martello che è veramente. Ti prego dimmi che spacchiamo la faccia a Sergio. Non so perché mi aspettavo mi apparisse dietro. Eccolo! Lo sapevo! Sergio! Da dove è apparso Nuali, scusami? E l'ha ammazzato! Complimenti! Era proprio un bel coltello! Sorry if I surprised you. I thought stealth would be our ally. Yeah, no. Sì, è stato un ottimo modo veramente per apparire. It was nothing. I know, I just kind of reckon I'd be the one to. You know what? It's good. It's all good. Let's go get our money. Oh, you're gonna get die. Me out of here! Che male dietro la schiena. Can you teach me that? You bastards! Bastardo nano. Dai, apri sta porta. Dai, forza. Another turret. Follow my lead. I know how to handle myself against Marshall.
That's right. Questa invece è la sensazione che tu sia in combutta con la Marshall, Nuali. So nonostante io voglia myself. Fidarmi di lui, non riesco. Send help. Presi. Oh, calmo, calmo. Urca troia, che male. Nuali dov'è, tra l'altro? Anybody else want their heart cut out? Unauthorized entry detected. Let's take this puppy down. Preso. Vediamo se basta un calcio. No. System malfunction. Defense turret offline. Meno male. You have a gift for destruction. avanti, Nuali. Fermalo. Hey, Nuali, you ever rob a train like this before? On foot, I mean. Yes, once, in the Andes. Aspetta. It was during a blizzard, so the footing was more treacherous. Uccisione doppia. They deserve that. Doppia? Me la conta? Yes. Da dov'è, scusami? Ecco fatto. Preso in pieno. Le doppie pistole coi cosi traccianti sono veramente fantastiche. Se gli aggiungi poi il bonus al danno dato dal muro indistruttibile, volevo ucciderlo io. Vabbè, fa niente. Oh, le motorette. Perhaps we can use these to make our escape. Sì, ne usiamo dopo. Esatto. Always pays to have an escape plan. Look out! Seal the car! Split them up! Nuali! Are you all right? What's happening in there? We got split up. I lost the Nuali. Nuali! Nuali, come in! Over! Is he okay? Or do you think he bailed on us? He wouldn't do that. Right? Aspetta. Non posso ucciderlo? No. No, comunque il fatto che adesso sia scomparso mi mette ancora più dubbio. Somebody give me some good news. You're near the front. The money must be. Puttana, nega. They launch a helicopter? Yeah, I'm sick of this shit. I'm grabbing their tank. You're what? I'm calling this plan F. F for fuck. Il piano F, fuck. Welcome to Plan F, motherfuckers! Next time, build a smaller train! Non riesco a sparare con la torretta. Glad you taught me to drive one of these? Bye-bye. Non riesco a usare la torretta e non capisco come devo fare. Come cacchio si spara con sta torretta? Beh, quello l'hanno rubato alla Stag. Ed è appena crollato. Jesus fuck, what was that? That falling VTOL must have hit something important. I'm seeing explosions all over. You better hurry. Tina, we need an evac. I'm not in position. I had to fall back. Beh, abbiamo le moto, quindi penso che funzionerà lo stesso. There it is. I see the money car. Oh, cacchio. Volevo sparargli io a questi. Minchia, che male. Lo sapevo che arrivava ora. Mi
Minchia, che casino che abbiamo combinato. Qua ce la fanno pagare tutta. Ce la fanno strapagare tutta qua. Ah, for once things went as planned. Let's see how we did. That enough to cover the crew? You goddamn right it is. You might even have enough left over to buy some proper stemware. Then it would be mugmosas. Thanks for your help. Thanks for the knife. Think about what I said. I will. And if you guys need anything, just call. Un solo lingotto d'oro, però. He's a nice guy. Sad to see him go. He carved out Sergio's heart. Okay. He was an intense guy. Sad to see him go. Hey, we had a big win today. We should do something irresponsible to celebrate. What do you have in mind? Oh, I don't know. The money fight! Bene, ora raccoglili. Whoa. Slow down, everybody. Okay. We almost killed Kev. I was in the moment. Dumb son of a bitch. I am so sorry, Kevin. Buy me a stand mixer and all is forgiven. Deal. Morto Kevin, fine del gioco. $150,000. L'overdrive dei sensi e l'animazione treno. L'animazione treno. Potenziamento annuale, nuova arma, salute e forze combattimento aumentato. Che dire. No, ancora non è pronto. Lo sapevo. Dai, rispondi. Holy shit! Los Panteros are in total confusion now that Sergio's dead. I think we broke their spine. Dei coglioni, te lo dico io, sono. There's hardly any of them on the streets right now. It probably won't last, but this is a chance to really take a bite out of their territory. See? Kick them when they're down, you mean? With steel-toed boots. Call me in if you decide to go for it. Andiamo pure, Nina. La signora è sfocatissima. Probabilmente quest'ultima missione però non ce l'avrebbe fatta fare se non avessimo fatto anche le due missioni per Nina, perché comunque avrebbe parlato di Sergio nonostante lui ora sarebbe morto. In ogni caso, $594,000. Cosa possiamo fare? Io risparmierei. Risparmierei per prendere gli altri posti che dobbiamo costruire. Vediamo le nuove missioni. Diamoci da fare amore per l'arte. Dobbiamo farci conoscere e mostrare tutti il potere dei Saints. E l'altra, aiuta Nina a ottenere dei needs non official originali. Cioè, siamo arrivati a questo punto, abbiamo ucciso uno dei capi di una delle gang più importanti e quello che dobbiamo fare adesso è rubare dei pezzi d'arte, nonostante sia una cosa interessante, ma no. Comunque, questa statua qui del cimitero, io la voglio mettere da qualche parte. Penso che la metto qui all'entrata, al posto dell'armadillo d'oro, che nonostante sia figo, questa secondo me all'entrata fa molta più figura. Sì, decisamente. Peccato per il colore, però ci sta. Diamo, prima di chiudere l'episodio, un attimo, una sistemata. Mata la gang. Anche Nuali ce l'abbiamo da personalizzare, ti prego. Cosa c'ha Nuali? Il completo lealtà, bello. Ok, no. E il completo... No. Allora, il completo lealtà... Non gli dona il viola. Però dai. Ci sta. Gli altri... Ritiro... No, ti prego. Cioè, il massimo dei vestiti che abbiamo per tutti è il ritiro aziendale, davvero. A parte... Ecco, là è quello che ce n'ha di più perché ha anche il polvo guerriero. Kevin, invece? Ah no, è vero, anche Kevin ce l'ha il polvo guerriero. E ti direi che se non fosse fatto di cartone, glielo metterei anche. Sembra un Power Ranger. Ecco, la banda. La banda dobbiamo sbloccare qualcuno. Allora, tu ci stai. Jim Robbs, no. Breaking Bad mi va bene. Il Chaluba Cabra va bene, almeno uno lo voglio. E l'Eureka, no, va bene così.
Ecco, i veicoli, qualcosa almeno lo dobbiamo sbloccare di bello. Tipo, scusami, non avevamo sbloccato anche un monster truck? Dov'è? Stanno anche ridipingendo il murale. Che figo, non vedo l'ora di vedere come sarà finito. Ah, che bella la tizia vestita da polvo guerriera, però. E chissà come sarà camera nostra. Vabbè, in realtà camera nostra già l'abbiamo intravista quando il tizio ci è venuto a portare i soldi a inizio gioco. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa in mezzo ai campi, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!